Ecco, insomma, qua siamo di fronte a un pubblico di giuristi, non credo che il latino, no, se avete fatto tutti gli esami di diritto romano ci sono dovuti passare tutti, quindi non penso che le parole standard de facto, standard de jure vi disorientino particolarmente, si autospiegano. Uno standard de facto è uno standard che è diventato standard non de jure, cioè non perché c'è stato un processo legale, giuridico, ma nei fatti è l'esempio del carro. 1, 1, dello scartamento delle ruote a 1,435. Nessuno ha deciso che doveva essere uno standard. Gli romani non si sono trovati in una commissione tecnica, no? E hanno stabilito su un pezzo, su una pergamena che doveva essere quella misura lì. No, è de facto che si è diffuso così. Sono modelli di riferimento che per la loro elevata diffusione vengono comunemente considerati standard, ma in realtà non sono mai stati riconosciuti come tali da apposite organizzazioni attraverso un regolare processo di standardizzazione. Il PDF, all'inizio, adesso è diventato standard, ma all'inizio è stata una scelta strategica di Adobe. Hanno detto, noi diffondiamo questo tipo di documento, parlo di, ragazzi, 20 anni fa, insomma, quando il PDF era ancora una cosa nuova, forse anche di più, esatto, fine anni 90. Cosa faceva Adobe? Ti regalava il reader, cioè quello che adesso si chiama Acrobat Reader. Lo dava gratuito, così tutti potevano leggere i PDF. Per crearli ti vendeva il software che costava un bel po' all'epoca. Quindi cosa succedeva? Che la gente si abituava a leggere in rete i documenti PDF e diceva, ah, che fico però il PDF, che mantiene l'impaginazione, che mantiene i colori in un certo modo, che si stampa ad altre soluzioni. Queste cose per voi sono banali, ma nel 98-99 era una roba, no, cioè, insomma, un traguardone. E quindi la gente si è abituata a leggerlo e pian piano la gente ha iniziato a comprare anche il software per farlo, perché se ci sono in giro dei documenti da leggere si vede che qualcuno li ha scritti e quindi dovevi avere l'altro rovescio della medaglia. Pian piano hanno abituato la gente al PDF, è diventato uno standard, poi l'hanno sottoposto ad un processo di standardizzazione vero e proprio ed è diventato standard de jure, cioè questa roba qua. Standard de jure sono quegli standard che sono frutto di un regolare processo di analisi tecnica e di definizione, gestito da apposite organizzazioni, cioè ci sono delle organizzazioni ad hoc, che vengono chiamate Standard Setting Organization, che fanno questo mestiere. E quando è stato formalizzato ed è scritto in uno specifico documento chiamato comunemente norma tecnica o anche standard o anche norma genericamente. Di conseguenza, gli enti preposti a questo tipo di attività vengono chiamati enti di normazione o anche più genericamente di standardizzazione. Scusa, Andrea, stavi dicendo. Sì. Sì, è de jure in senso più neutro del termine. Cioè, il diritto viene fatto da questi. È una convenzione più che. È una regola. Ecco, è una norma. Questa è materia tipicamente del professor Rossetto, su cui io alzo le mani. No, nel senso, sono sfumature tipiche da filosofia del diritto, da filosofia del linguaggio normativo. Diciamo, genericamente vengono chiamati standard de jure. Calcolo che può essere che no. Lo standard è chiamare standard de jure. La norma è chiamarlo standard de jure. Però sì, è interessante come annotazione. Non c'è un'attività no legislativa, normativa in senso proprio, non c'è l'ordinamento. In realtà dopo vengono adottati anche dal legislatore, ma in una seconda fase. Cioè alcuni di questi vengono, l'Unione Europea, Commissione Europea. Cioè, quindi prima vengono formalizzati da questi enti che sono più enti di diritto privato, sono fondazioni, associazioni di imprese che sostanzialmente radunano attorno a un tavolo gli operatori che si occupano di quella materia. Dobbiamo fare l'USB di nuova generazione. Allora chi è che coinvolgi? Coinvolgi Microsoft, Apple, Samsung, cioè tutti quelli che fanno aggeggi che sono interessati a usare l'USB di quel tipo lì. Ok? E cerchi di sentire la loro voce, cioè qual è la soluzione migliore? Ovviamente tutti cercheranno di portare la loro, no? Quella su cui loro sono più avanti, e quindi si trova poi una quadra su cui ci si poi rivolgerà per i prossimi magari 10-15 anni. E le norme in questo caso, quindi delle standard de jure, vengono formalizzate attraverso un complesso meccanismo di consultazione e analisi che vede il coinvolgimento
da parte dell'ente di normazione di esperti del settore industriale implicato dei cosiddetti stakeholders, quelli che vi ho detto adesso. Stakeholders sono i portatori di interessi, coloro che hanno interesse che lo standard vada in una direzione o in un'altra, ma anche degli esperti che sono neutri, che sono degli ingegneri, dei professori, no? Che dicono la loro. Io do un parere tecnico, quindi da terzo, da uno che non è pagato da nessuno se non dall'ente di standardizzazione, do un parere e dico: secondo me l'USB di questo tipo è una ciofeca perché non garantisce la carica entro tot. Invece, con questo standard qua, se noi possiamo caricare il cellulare in 5 minuti. E quindi, perché dobbiamo fare quello? Perché quello piace di più a Apple. Ok, quindi poi quando si trova di fronte al tavolo, devi cercare attorno al tavolo, cercare di tenere in considerazione tutti questi aspetti, quelli tecnici che sono più rivolti a una ricerca dell'innovazione, quelli invece più economico, commerciali, strategici. Ovviamente l'autorevolezza di una norma, di uno standard, dipende anche dalla presenza del maggior numero di stakeholders coinvolti nel processo e dalla precisione, dalla trasparenza della descrizione dello standard. Cioè, per quanto, la documentazione che vi dicevo prima, che a volte sono centinaia di pagine, per quanto è completa, precisa, rende lo standard autorevole. Questi sono i principali enti di standardizzazione, sono tre livelli. Si sta creando distrazione, immagino. Là dietro. Sonore e onde luminose. Onda luminosa è cioè, se io mi volto, non mi vedo. Invece no, ragazzi. Quindi si sente. Voi parlate, io mi sento. Io mi volto, voi parlate e mi sento uguale. È la Incredibile, la fisica, no? fisica è incredibile. Allora, no, ti stavo dicendo, questi sono i tre livelli diciamo, a livello geografico potremmo dire, no? Internazionale, europeo e nazionale. La principale, la più nota è ISO. Si dice standard ISO e poi c'è un, come dire, richiamo alla lingua greca, cioè in realtà ISO sta per International Organization of Standardization, ma ISO richiama anche ISOS greco, cioè che è uguale, standard, norma. International Electronic Communication, cioè è la stessa cosa, ma si occupa solo delle questioni elettroniche. ISO può essere qualsiasi cosa, anche gli standard di qualità di un'azienda, di uno studio legale, no? Esatto, la gestione dei dati personali, cioè standard sui processi, non tanto su un prodotto. Tu sei certificato ISO, cioè ISO 9001, ad esempio, cioè, a seconda del tipo di azienda che hai. Ogni tanto vengono gli ispettori dell'ISO e fanno un assessment, fanno una verifica di come tu gestisci i dati, di come tu gestisci il personale, di come la tua azienda ha le uscite di sicurezza nel posto giusto, le luci di sicurezza nel posto giusto, e ti danno queste certificazioni che rispecchiano. Prima di voi, uno di voi, quando ho chiesto lo standard, il primo che mi ha detto è stato i cartelli di sicurezza qua fuori. Esempio, infatti, corretto. E poi c'è l'ITU, International Telecommunication Union. Questi sono quelli principali a livello internazionale. Quindi avere uno standard che ha uno di questi tre marchi, ISO, IEC, ITU, vuol dire che è uno standard molto autorevole. Adesso guardo questo fantastico aggeggio e non si legge, però in questo mi ricordo che c'era. No, sì, no. E qua ci sono dei cose solo che sono rovinate, non riesco a leggere, però mi sembra che uno di questi fosse proprio IEC. Perché è una roba di elettrotecnica. Principali standard setting organization a livello europeo abbiamo la CEN, European Committee, Comitato per la Standardizzazione, European Committee for Electronic Standardization, CENELEC, e European Telecommunication Standards Institute. Questi qua tendenzialmente, come vedete, hanno a che fare col mondo della tecnologia. E poi in Italia, diciamo, il referente per l'ISO a livello nazionale è quella che noi chiamiamo UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Questo non è un acronimo, perché, vabbè, sì, è Unificazione Nazionale Italiana, potrebbe essere, ma hanno abbreviato UNI. Ok?